Soltanto poche ore fa, intorno alle 22 circa, 13 consiglieri hanno firmato la sfiducia al primo cittadino Agostino Magliulo, che appena 6 mesi fa era stato eletto sindaco di Pozzuoli al primo turno, con soli 32 voti di differenza, scongiurando così il pericolo di andare al ballottaggio con il suo avversario Enzo Figliolia, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Coalizione che peraltro aveva presentato due ricorsi contro l'elezione di Magliulo. Il primo per ineleggibilità, in quanto il candidato a sindaco non si sarebbe dimesso da incarichi di nomina regionale. Il secondo perché in diverse sezioni il conteggio dei voti sembrava essere discordante, in base al numero degli elettori e dei voti conteggiati. Conteggio che secondo il TAR dovrebbe essere rifatto in 6 sezioni. Tutto ciò ad oggi potrebbe rivelarsi inutile. Stando alle informazioni in nostro possesso, i consiglieri del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà, Salvatore Maione di Futuro e Libertà, Fabio Cossigliola di Pozzuoli Futura, Gennaro Pacileo e Giulio Iasiello del Popolo della Libertà, hanno firmato questa sera davanti al notaio Francesco Fasano le dimissioni dalla carica di consiglieri comunali, atto che di fatto causa lo scioglimento del Consiglio Comunale. È la seconda volta in 2 anni che accade a Pozzuoli, questa volta a portare allo scioglimento del Consiglio Comunale la mancata riforma della giunta tecnica in giunta politica, come attendevano da tempo i consiglieri di maggioranza. E proprio da questi sono partite le consultazioni in mattinata. I consiglieri Manzoni, Costigliola e Iasiello, i delegati alla presentazione del documento, si sono recati nel tardo pomeriggio al comune per protocollare le dimissioni, ma il segretario generale dell'ente puteolano non le avrebbe accettate, in quanto fuori dall'orario di servizio, rimandato quindi a domani il protocollo dell'atto. Anche il presidente della provincia, Luigi Cesaro, in tarda serata era presente nella sede del municipio per fare il punto sulla situazione. Amarezza nelle parole del primo cittadino che si dice incredulo. Te l'aspettavi? No, per la verità no. L'amministrazione comunale stava portando avanti dei progetti molto interessanti, l'informatizzazione dell'ente. Vabbè, noi eravamo messi qui per lavorare, stavamo portando avanti dei progetti, evidentemente. Speriamo nel commissario che riuscirà a portarli avanti. Ci credi veramente che il commissario possa portare avanti questi progetti? Non lo so, non lo so, in questo momento non so dire niente. Pensi di ricandidarti? No, in questo momento non sto pensando proprio a niente, sinceramente. No comment del capogruppo del PDL Mario Cutolo, il quale si riserva di analizzare la situazione. Te l'aspettavi questo che è successo? Al momento non so ancora che cosa è successo, sinceramente. Pare che 13 consiglieri abbiano firmato le dimissioni, quindi è inevitabile lo scioglimento del consiglio. No comment, no comment. Non so che dirti. Sono andato a casa.